Ciao a tutti e ben ritrovati qui su Non Solo Fumetti. Oggi sono qui come promesso nel mio ultimo video acquisti per parlarvi della nuova edizione di Initial D, dove questa D sta per l'appunto per Drifting. Il manga è edito da J-Pop al prezzo di 12,90€ a volume. La storia si comporrà di ben 24 volumi 2 in 1, quindi serie piuttosto lunga e che ci accompagnerà da qui fino ai prossimi 2 anni, presumo, o almeno spero. Un viaggio questo che credo farò molto volentieri, dato che il mondo dei motori in generale mi ha sempre molto appassionato. In particolare nel manga verremo proiettati all'interno del mondo delle JDM, che sta per Japanese Domestic Market, acronimo con il quale in ambito automobilistico si fa per lo più riferimento a tutte quelle auto prodotte in Giappone e che sono quindi pensate per quello che è il mercato giapponese automobilistico. Ma sul discorso auto ci torneremo più tardi, dato che ci sono una marea di cose da dire. Il manga quindi si presenta con sovracoperta, molto caruccia direi. Sotto invece potete notare sulla copertina del manga le copertine originali dei volumi tankobon giapponesi. Il numero 1 del novembre del 1995 e dall'altra parte invece il numero 2 di febbraio 1996. Bella idea, secondo me ci sta davvero un botto, piuttosto di immagini astratte del cazzo come si vedono in altri manga, direi che l'idea è utile a farci conoscere quelle che sono le copertine originali, comunque è molto belle secondo me. Torniamo poi invece a parlare di quello che è il manga e non la carta. Manga che per l'appunto è il secondo manga dell'autore Shuichi Shigeno, il primo invece è stato Bari Bari Densetsu, opera che tratta comunque sempre il mondo dei motori, ma invece di 4 avremo solo 2 ruote. Il manga è inedito ed è pure andato avanti parecchio, sono ben 38 volumi e credo che da motociclista mi piacerebbe molto leggere anche questo, ma purtroppo credo che non ne vedremo mai la pubblicazione, dato che dall'83, anno in cui è uscito il manga, ad oggi ormai è ancora inedito in Italia. Boh, magari con una preghierina J-Pop ci porterà anche questo. Comunque, dopo tutte queste belle informazioni, passiamo a parlare di Initial D. Perché è bello e che impressioni ho avuto leggendo il primo volume? Beh, che dire, parto subito dicendovi che se vi piacciono i motori e siete degli appassionati di auto giapponesi, questa roba ve la dovete assolutamente portare a casa all'istante. Quest'opera è l'emblema del manga automobilistico sportivo, dato che contiene comunque gare clandestine, quindi street racing e davvero una sfilza di auto incredibili, soprattutto per i vecchi bastardi come me che hanno avuto anche l'opportunità di vederne più di qualcuna. C'è sicuramente anche poi un margine di crescita del protagonista assurdo, proprio come dice il Darione nazionale nell'intro scritta da lui proprio qui nel manga, che vi mostro. Sarebbe bello vedere poi, direi, ad ogni volume un'introduzione del Darione che ci racconta, diciamo, qualche curiosità sulle auto o sul manga in sé, o anche su come realmente il tutto, quindi questo discorso del drift e delle gare clandestine, sia un pochettino nato in Giappone ed abbia preso piede. Non so, credo che in ogni caso ho paura che si fermi tutto qui al primo volume, in caso fatemi sapere se voi ne sapete qualcosa, nel caso in cui ogni volume avrà o non avrà una piccola introduzione del buon Dario. Continuando a parlare di caratterizzazione, devo dire che dalle prime battute il protagonista ho fatto un po' fatica a digerirlo, ma ovviamente dovremo sopportare un attimino questa sua immaturità generale, forse meglio dire questa sua apatia più che immaturità, per farci un attimino accompagnare anche in un viaggio dove sto cazzo di pirla prima o poi si sveglierà fuori. Dai, adesso ho sicuramente esagerato, però sicuramente il protagonista pecca, in questo caso volutamente, di agonismo e spirito combattivo. Credo che quindi sarà un po' un piacere assistere a questo suo risveglio, speriamo bene. La narrazione per questo primo volume l'ho
trovata davvero molto piacevole. Si capisce bene come all'autore piaccia anche tenerci sulle spine, come piaccia un pochettino torturare il lettore, a volte facendo andare un pochettino per le lunghe le attese, cercando un po' di snervarci, no? Proprio come se fossimo noi sulla linea di partenza per la corsa. Apprezzabile secondo me anche l'utilizzo di stratagemmi vari, quelli che troviamo all'interno ad esempio dei dialoghi, per far capire al lettore quelle che sono le varie posizioni dei personaggi all'interno dei dibattiti, creando, diciamo, appena fuori dai balloon delle scritte dove invece vengono stesi quelli che sono i pensieri del personaggio. Torniamo ora al motivo per cui tutti gli appassionati di auto giapponesi dovrebbero leggere il manga. Le auto, sì, perché come è stato detto da Dario anche nelle sue live, Shuichi Shigeno si è avvalso dell'aiuto di una leggenda nell'ambito del drift, il pilota Keiichi Tsuchiya. Tsuchiya infatti è una leggenda nell'ambito del drift, viene infatti considerato il padre di questa disciplina automobilistica. Il pilota infatti non arrivava da famiglie benestanti o piene di soldi, ma arrivava dalla strada, quindi dallo street racing, ed è questo sicuramente il fatto che lo ha fatto diventare una leggenda prima ancora che su pista, ovviamente a livello urbano, se così vogliamo dire. Quindi grazie alle dritte da lui fornite, l'autore ha potuto regalare a noi lettori tutte queste emozioni, tutte quelle anche caratteristiche tecniche da riconoscere e secondo me anche da imparare durante la lettura, per imparare a conoscere meglio questo mondo sconosciuto a noi leoni da tastiera. Quindi questo mondo sconosciuto è appunto il regno della strada, il regno delle corse clandestine, di cui questo Tsuchiya è considerato il vero e proprio re. Tornando al manga, quindi, all'interno troveremo numerosissime citazioni tecniche e anche escamotage, ovviamente secondo me molto romanzati, che però possono davvero richiamare a chi è già un pochettino con le mani in pasta quella che è la realtà del mondo delle corse. In particolare l'emblema in questo caso è proprio la vettura del protagonista, la Toyota Trueno AE86, una vettura che con il tempo si è rivelata un'auto perfetta per la pratica del drift. La macchina infatti non dispone di una cavalleria mostruosa, ma la vediamo gareggiare nel manga contro vetture veramente provenienti da altri pianeti, in ambito ovviamente di elaborazione e anche di motore soprattutto. Il che può sembrare una pura e semplice montatura del manga, una mega stronzata, come ci si potrebbe anche aspettare. In realtà però il tutto fa un po' riferimento a quella che è la reale versatilità di questa auto, di questa vettura. Ma che cosa rende così versatile quest'auto? Beh, in primis quindi il motore, non chiedetemi come, ma so solo dirvi che è molto particolare. Dovrebbe trattarsi di un 4 cilindri in linea, correggetemi se dico minchiate, non è il mio campo, ma credo sia proprio questa sua caratteristica che gli permette di raggiungere un elevatissimo numero di giri senza esplodere, insomma, ecco. Quindi ciò fa sì che si possano mantenere sempre delle marce molto basse a giri elevatissimi, per disporre subito della potenza necessaria per, credo, driftare, ma anche e soprattutto controllare l'autovettura in corso di drift. Ora, se vi aspettavate una spiegazione da pilota di Formula 1, siete sulla strada sbagliata. Sotto la maschera qui c'è un cretino qualsiasi, non di certo Schumacher. Può essere che io sia davvero fuori strada su molti punti, ma non credo di essermi allontanato molto dalla verità. In ogni caso, per gli appassionati d'auto, questa rappresenta un vero e proprio gioiellino. Se volete approfondire ulteriormente la storia di questa vettura, vi consiglio caldamente un video di 2 anni fa fatto da Passione Motori. Basta che digitiate con le vostre zampette sulla vostra tastiera Toyota AE86 sulla barra di ricerca di YouTube e credo che vi comparirà subito. Ecco, non posso non dirvi di guardarlo perché racconta la storia dell'auto e anche di Keiichi Tsuchiya veramente troppo bene. Veramente complimenti per questo video. Quindi vi lascio nelle sue mani se volete approfondire tutti questi aspetti storici, ma soprattutto tecnici della vettura. Noi invece ci spostiamo sul manga e andiamo a vederci qualche bella tavola.
Ovviamente il giudizio riguarderà questo suo primo volume, non so se poi i disegni miglioreranno andando avanti. Prima cosa che salta all'occhio sono i disegni delle vetture e dei paesaggi, secondo me davvero molto belli e con un ottimo dinamismo anche. Qui potete vedere ad esempio una S13 che è una Nissan Silvia, una delle auto JDM per me più belle. Direi comunque ottimo, come abbiamo detto, il dinamismo. Eccoci qua in una scena di corse, direi cosa fondamentale appunto in un manga sportivo automobilistico. Pecca per quanto mi riguarda sono i volti dei personaggi. Qui ragazzi sono un po' cattivello, non voglio di certo offendere nessuno, ma ogni volta che guardo in faccia uno di questi poveri personaggi con queste bocche piccole, questi menti enormi, mi sembra di vedere delle scimmie, mi dispiace. Sarà una cosa mia mentale, magari diciamo fossi in grado io di disegnare così, ma niente posso farci. Se non cambierà un po' questo stile, mi porterò sulle spalle, diciamo, questa croce e comunque mi metterò il cuore in pace, dato che i disegni sono spettacolari sotto tutti gli altri punti di vista. In particolare proprio tutti quei disegni, guardate che roba, che vanno a ritrarre le vetture, uno più bello dell'altro. Beh, cari amici, quindi vi consiglio Initial D. Ovviamente sì, se non si era capito, un manga che ha tutto, un manga che parla e parlerà sicuramente di crescita, di passione, di motori, quindi sfide a non finire, impareremo a conoscere il mondo dello street racing, sarà pur sempre romanzato, ma diciamo pure a regola d'arte da parte dell'autore, un manga che sicuramente ci farà assaporare il brivido della corsa e delle sfide, già ricco di colpi di scena fin da subito. Punto forte secondo me della capacità narrativa di Shuichi Shigeno, sicuramente la sua bravura nel mettere suspense e ansia come se fossimo direttamente noi al volante delle vetture, quindi veramente tutto molto bello. Con questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, queste erano le mie prime impressioni in base al primo volume di Initial D, vedremo cos'altro avrà da offrirci, sicuramente ne parlerò ancora molto nel corso della sua lunga pubblicazione. Fatemi sapere se lo avete recuperato, se siete d'accordo con me e se anche a voi piacciono le auto giapponesi. Mettete un like se vi è piaciuta la recensione e se volete supportarmi, a me fa molto piacere, iscrivetevi se non volete perdervi altri contenuti da questo idiota in maschera. Io vi saluto e mi auguro di vederci in un prossimo video. Ciao a tutti.